Benvenuti alla finale mondiale di The Look of the Year 2016. Ragazze e ragazzi di diversi paesi provenienti, pensate, da 5 continenti. Tutto il mondo è davvero qui oggi, rappresentato negli occhi meravigliosi. Ragazzi, qui si scrive la storia, appunto, di ragazzi e ragazze che hanno tanti sogni, tantissime aspirazioni e soprattutto una grande voglia di futuro. Da Gio Squillo, dal Teatro Metropolitan di Catania, buona visione a tutti! E allora amici, questa sera una gala che racconta un percorso di bellezza tra musica, moda, e davvero i grandi sogni che abbiamo tutti quanti noi nell'aspirazione che la bellezza possa davvero cambiare il mondo. Ma questa sera davvero cambieremo la vita di qualcuna di queste ragazze e di questi ragazzi. Questo ci fa molto piacere e allora andiamo avanti in questo percorso partendo proprio da chi la moda, la bellezza la crea, perché questa sera raccontiamo chi crea la moda, chi la produce, ma anche chi la indossa. E allora partiamo con chi dovrebbero formare appunto i nuovi designer, quindi i nuovi creatori, pensatori di tendenze, di futuro. Vedremo come appunto cambierà la nostra eleganza e parliamo di un'accademia, l'Accademia appunto Creazioni Moda Maria Maiani, che fa emergere la creatività e il talento dei nuovi giovani. Sul palcoscenico apre Accademia Creazioni Moda Maria Maiani.
every day. Ain't no sunshine when it's on, cause when it's on, you niggas know to be gone every time, cause we don't play. Who turn out the lights is what niggas be saying. Now you don't wanna fight, but y'all niggas be playing. Thinking it's alright, keep playing with that bro. And you gon' know tonight when you land in that hole. Dirt getting tossed in your grave. Now it's all over. Preacher said you was brave, but now it's all over. You just one of the many, plenty I done gave it to. Ain't no saving you. No matter how many tears your mom's cry, ain't gon' bring your ass back. Plus in hell you gon' fry. Why? But now the only two relative questions is did we bury him a bird? Any suggestions? Either way, you up out of here for good. Now when niggas mention your name, they knocking on wood. Did I get my point across? Another body on the shoddy, another joint I toss. Ain't no sunshine when it's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on. Cause when it's on, your niggas know to be gone every time. Cause we don't play. Every time, cause we don't play. Every time, cause we don't play. It ain't no sunshine when the dark man comes out. And I want mine, so I plan to keep my gun out. We got 4-9s, so niggas running and run out. But I bust mine, cause I'd like to hear some shout. Get at me, dog, niggas know I was going dizzy. When it comes to that flow, I get busy. Who is it? Dark man of the unknown. One dog, one bone. Now who ain't going home? Looks like you. You hear strike one, talking shit. Strike two, won't be a strike three, cause I don't play fair. I'ma look you in your eye while he hit you from the rear. Be like, yeah, holding you up, cause you fall. Lord, ain't coming, so nigga, stop calling. You was ballin' a minute ago, in it for dough. Till it was yo, I swear to God, I didn't know. Ain't no sunshine when it's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when it's on. Cause when it's on, your niggas know to be gone every time. Cause we don't play. Every time, cause we don't play. Every time, cause we don't play. And I know what you think you gon' get. Fuck around with my dough, just so it ain't no mistakes. This is my show. One, two, three, here I go. Your shit is quick, then your shit is slick. But this shit is thick. If you hear this shit, damn right, I can finish it. If you caught that verse without a rewind, you can see mine, but you'll be blind. I'll do it 360 and come up behind. Tap you on your shoulder, have you turning around. Hit you with something that'll have you burning the ground. Be like, damn, ain't nothing left for money but a pile of ass. Life is good, so please enjoy it while it lasts. Cause you know you ain't got much longer to go. The quicker you go depends on the stronger the flow. When niggas know, I don't give a fuck, right or wrong. There ain't no sunshine when it's on. Ain't no sunshine when it's on. Only darkness every day. Sunshine when it's on, cause when it's on, your niggas know to be gone every time, cause we don't play. Every time, cause we don't play. Every time, cause we don't play. Siciliani, Sicilia, la Sicilia ha dato veramente
gli onori a tantissimi stilisti che sono famosi in tutto il mondo. Chissà che in questa serata non troviamo i futuri nuovi designer. Ma intanto adesso vanno fuori quelli del balletto dell'Accademia, balletto siciliano, quindi si stanno preparando fra questi qui, giù. Sono bravi, è vero, proprio bravi. Certo, ci vuole tempo e poi tanto lavoro. Lavoro è una soddisfazione. The Look of the Year sono dei talenti anche loro, un modo loro, e quindi abbiamo pensato di inserirli, e quindi ma speriamo che sia andato bene. Bocca al lupo, grazie.
Adesso entriamo a un capitolo davvero molto importante per il Made in Italy. Siamo sempre stati riconosciuti in tutto il mondo come le scarpe più belle e del ben fatto. E appunto questa è la storia di chi appunto parte da un piccolo paesino nella provincia di Napoli, come il giovane Tony Fiume, che porta la sua esperienza, l'esperienza dei suoi genitori, della sua famiglia, dell'impresa, dell'impresa che diventa realtà, del sogno che diventa impresa. Quindi ecco la magnificenza delle scarpe da uomo di Roy Riviere. Internazionale a coloro che disegnano, creano e portano l'eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo. È il caso appunto di questo, questo giovane talento che è Tony Fiume, che si è spinto fino in Africa per appunto per celebrare questa, questa meravigliosa storia di famiglia, giusto? Grazie, sono onorato di questo premio, grazie. Ci fa piacere dartelo.
in bocca al lupo. E noi andiamo avanti ancora con tanta moda, tante collaborazioni prestigiose appunto con Griff Internazionali per questo brand che insomma è un brand storico nel campo della pellicceria. Una produzione, la capacità artigianale, perché è solo così che si può fare, di mettere insieme la pelle con il pizzo. Quindi pizzo che sembra pelle, pelle che sembra pizzo, ed è così delicata. E quindi c'è la grande passione di chi fa questo mestiere e si tramanda da generazione a generazione, sicuramente la capacità artigianale. È la volta dell'alta moda di Tersige Cerrone. È arrivato il momento di un personaggio che è forte, 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 infatti vanta la collaborazione con la mitica Carrà e ultimamente l'abbiamo visto anche in uno spot commerciale al fianco di Shakira. Lui è musicista, autore e anche un rapper. La sua storia mi piace molto perché è la storia di un tredicenne che fa un grave incidente e rimane in coma per parecchio tempo e quindi c'è la rinascita e quindi la riscoperta del suo lato più artistico. Grande successo perché oggi tra appunto televisione, ma anche musica, ma anche radio, sta spopolando. Pensate a 15 milioni di visitatori sul canale YouTube. E quindi lo vogliamo sentire? Questa sera è per noi Don Cash.
Dai! She do the wellness, she do the wellness, y no te vuelves, she do the wellness, she do the wellness, conmigo si te vaya, vaya. No digas que somos amigos, no me va a contestar. La vida pasa un ratito y no la vuelvo a parar. Si no la vives conmigo, yo la voy a conquistar. A usar ahora mi alma como llora, ayer como ahora, tú eras usadora. Con el monizú. Mi alma como llora, ayer como ahora, tú eras usadora. Gone, cash que traduce este barrio, people, night, drum, flow. Lady in the party, sex passing clue. But you're trying for tonight, baby, give me your love. Say you're a list, so I'm ready to go. I need you tonight, tomorrow, forever and ever, bar. We go home, go home with my baby, and be happy, my love. Abusadora, mi alma como llora. Ay, como ahora, tú eres abusadora. Abusadora, mi alma como llora. Voglio sentire la voce di tutte le donne della sala. I drop the bomb, move your body, let me see the drum. Shake your booty, give it that the bomb, and you drop the bomb, and you drop the bomb. That's a party, I drop the bomb, move your body, let me see the drum. Shake your booty, give it that the bomb, and you drop the bomb, and you drop the bomb. Dedicated to the pretty guy and the pretty girl. Yo te adoro, tú me abusas. Quitándome el aire, nadie te pide excusa. Más me voy, más te gusta. Dime cara con coraje, no te busca. A mí bien paga, si quieres gozar. No me equivoca, dale un paso atrás. Sapete battere le mani a tempo. Su, su le mani, su, 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 su. A usar ora, como llora. Ayer como ahora, tú eras. Così mi piace. It's the look of the hero. Keep it nothing by you. Tu non sai che con me. Look of the hero. Oh yeah. Wow. Sei una forza della natura. Ma come va? Non lo so, ragazzi, non lo so. E non uso neanche le droghe, bevo solo acqua naturale. Andiamo a comandare. Grande, grande, senti, saluta tutti perché insomma. Un saluto per CTS, giusto? Teleionica. Tengo sempre la mia teleionica, la radio con la TV. Quello che funziona è magari con la TV. Io sono a collativo, vado in giro, faccio il divo. Praticamente se faccio cagare è lassativo. E dopo mi descrivo, ritorno per fare il divo. Lo faccio con me del primo e finisco ma all'ultimo. Nel senso che le cose buone vengono all'ultimo. E questo è quello che so, il mio ultimo è l'hip hop. Don Cash. Adesso ci sono degli award davvero importanti. Per primo vorremmo premiare il fotografo Marco Maria Dottavi. Eccolo qua, grazie, molto piacere insieme alla nostra Valletta, molto piacere alla nostra Lorena, bellissima in questo turchese, questo colore davvero molto siciliano, del mare. Complimenti per le sue bellissime fotografie che raccolgono la preziosa bellezza di queste giovani donne, di questi giovani ragazzi. Grazie ancora, grazie allora. E invece una donna molto importante per The Look of the Year, davvero lei è una modella, ma è anche Model Management Scouting Office con Ilena Ivanovic. Grazie, grazie The Look of the Year, and I think this is an amazing chance for all the new faces to start up their career. So I really want to see all these The Look of the Year finalists rocking the scene of Paris, New York, London and Milan. Thank you. Bravissima, grazie allora della sua presenza. Facciamo entrare, bene, ancora la nostra Valletta, fermati perché ti viene consegnata questa bellissima statuetta, facciamola vedere bene. Grande eleganza qui sul palco di The Look of the Year 2016, grazie ancora. E allora, con grande orgoglio, vi voglio introdurre la prossima maison che sfilerà su questo palcoscenico. È una griffa prestigiosa del Made in Italy, pensate alla sua quarta generazione. Di donne in donne, ma soprattutto di grandi donne, con grandi donne, si passano la passione, la gioia di fare questo mestiere della cultura della moda. Sono chiamate le più intellettuali della moda italiana. Abbiamo il piacere di incontrare
incontrare la nuova storia con la nuova visione del brand che parte dai mitici Curiellini, ovviamente questi tailleur semplicissimi ma che hanno fatto davvero la grande storia, con una nuova esperienza di stile. Sfila Maison Curiel. Magia, che poesia, che capacità, la nostra straordinaria voglia di fare bene il Made in Italy, il bello e il ben fatto. E andiamo a parlare adesso di una bellissima storia di sartorialità maschile. Pensate, questo brand è stato il primo a far sfilare sulla passerella gli uomini. Pensate, negli anni 50, insieme alle sfilate della moda femminile, c'erano i primi uomini, perché sì, hanno, il brand ha voluto così vivacizzare la storia del tailleur semplice e raffinato, ma dando sempre qualche cosa di originale. Un brand che ovviamente veste capi di stato, artisti, sportivi, è l'inconfondibile stile di Luca Litrico. Storico,
Quello lì è di Rossano Brazzi, questo di James Irwin, l'astronauta, e quest'altro è una vecchia collezione, per far vedere la sperimentazione che c'è avuto nella nostra storia, nei tessuti e nei modelli. Quanto è cambiato dal passato ad oggi con questi look molto audaci, no? È cambiato tantissimo, però come vediamo neanche tanto, perché per esempio questo dinner jacket è molto attuale. La moda maschile cambia, però è cambiato più la mentalità dell'uomo che il modo di vestire. Allora, premio a Luca Litrico per la sua grande capacità di reinventare questo brand Always. Grazie. Grazie a voi. The Look of the Year, un grande brand internazionale, voi avete dato il vostro apporto notevolissimo. Sì, e siamo onorati di questo perché Catania è la nostra città dove non veniamo spesso, ma siamo molto legati, abbiamo una strada a 200 metri da qua e è stata la nostra città natale, la nostra storia, diciamo sempre un siciliano che ha conquistato il mondo, quindi grazie a The Look of the Year, grazie alla città di Catania, grazie alla Sicilia. Okay. Grazie. Ritorniamo con la moda, con una collezione completa, quindi partendo dagli abiti da cocktail, ma anche per tutti i giorni, fino ad arrivare ai veri e propri abiti da sera. Grande eleganza di pizzo, anche di ricami. Vediamo le nuove tendenze, riaffermano come il pizzo e il floreale sono la nuova sensualità e la nuova forma di romanticismo. Beh, insomma, lo possiamo vedere sul palcoscenico qui a The Look of the Year 2016, Patrizia Fiandrini. Baby, so tell me, hide away with me some more.
di questo The Look of the Year? Fantastico, meraviglioso, stupendo, bellissima manifestazione, da rifare. Quest'uomo? Fantastico anche lui, meraviglioso e stupendo. Che cosa si prova naturalmente dal essere attore, insomma tutte le storie che hai fatto, poi su un palco di questo, perché ne sei stato anche il presentatore? L'anno scorso ho presentato il Nazionale, quest'anno sono legato a questa donna perché è scattata una scintilla, a parte artistica, questo è un suo abito, è bellissimo, una scintilla umana, quindi pur venendo da un altro ambiente, facendo comunque l'attore e il presentatore, ho fatto con grande gioia, non sto scherzando, perché è una donna incredibile, una donna ha degli occhi emozionanti, si è emozionata come una bimba, è stata anche premiata fra l'altro, e quindi niente, ho allora, fatto con viva piacere the look tutto. Of the year. Viva sempre. The Look of the Year. Grande concorso e sempre meglio. Just
Bella, che brava, ma come, dove trovi tutta questa energia? Me lo chiedo anch'io, no, scherzo. Vabbè, ma in loro la trovo, cioè alla fine se non ci fossero loro così, c'erano delle ragazzine con la fascetta giù, cioè carinissime, veramente. Senti, sei una predestinata, lo sai? Cosa vuol dire? Che avrai un grandissimo successo. Grazie, facciamo le corna, però, sì, certo, grazie, ciao. Minimal e sartoriale, con abiti che sembrano costruzioni architettoniche, però per un'eleganza sobria ma complice. Sfila la collezione di Carolina Ferioli. La rossa audace, la rossa Carolina Ferioli, giovane, timida, ma molto molto precisa nella tua idea di stile. Esatto, io ho portato un minimalismo contemporaneo perché mi piace, cioè sono io, i miei abiti parlano di me, del mio stile e mi piace sempre essere elegante in qualsiasi momento della giornata. Mi piacciono le linee sartoriali ma essenziali. E allora, premio Award!
The Look of the Year International 2016 alla splendida Carolina Ferioli. Eccola, allora, che bella soddisfazione, insomma, The Look è un grande brand. Sì, sono molto onorata di essere qua oggi, di aver vinto questo premio e di farmi conoscere e di metterci la faccia, perché io ci metto la faccia in quello che faccio e mi piace fare delle cose che siano particolari, insomma, di nicchia, però portabili. Facciamolo vedere. Eccolo, questo è il Fashion Awards 2016. Per la finale mondiale di The Look of the Year 2016 siamo qui ancora a vedere sul palcoscenico tanta grande moda, e è arrivato il momento della sua prima collezione. Lui è già un provetto stilista, designer raffinato, per un uomo classico ma anche un po' dandy, quindi la voglia di nuovo di impressionare, di stupire quella che è la nostra storia, la nostra scuola del grande Made in Italy, quindi con collezioni davvero originali ed uniche. È la nuova collezione Uomo by Mario Orfei. We are in a collective.
galactic lovers, love in flight through the cosmos. Intergalactic lovers, we are intergalactic lovers, love in flight through the cosmos. We are. Per il nostro Mario Orfei che riceve l'award The Look of the Year 2016, quindi un riconoscimento davvero mondiale per il tuo debutto, il tuo esordio con la tua collezione, la prima volta insomma di questo tuo uomo, anche se sei un esperto, no, ormai. Sì, grazie. La prima collezione, volevo ringraziare il produttore Massarelli che ha prodotto la collezione Uomo, e questa è stata la prima collezione, effettivamente. Sono fiero di presentarla a Catania. Bene, in bocca al lupo allora, che questo award ti porti veramente una bellissima strada di successo. E adesso noi andiamo a presentare una stella dell'alta moda romana, ma un grande personaggio che ha sicuramente ha creato delle immagini straordinarie di donne che passano dalla Madonna, e quindi dalla Madonna Lucana, perché lui è molto radicato nella sua Basilicata e quindi racconta ancora proprio questo percorso di tradizione, portandolo però nella modernità, quindi con abiti sempre molto, molto contemporanei, molto giovani, molto freschi, anche se la sua attitudine è sicuramente molto poetica e passionale per una donna che ovviamente è sofisticata ma anche cosmopolita. Indaga nel classicismo per creare questo romanticismo più moderno. Io lo amo definire l'uomo dal fil rouge del romanticismo contemporaneo. È il suo filo rosso per eccellenza che scrive la storia del nuovo stile. È Michele Miglionico. Ed apprezzate l'immagine tua bella sul quadro del mio cuore. Il mio corpo è cornice in cui è racchiusa prospettica eccellente arte pittorica, che attraverso il pittore devi veder nell'arte per trovare dove sia la tua autentica immagine dipinta, custodita nella bottega del mio seno, che agli occhi tuoi per vetri alle finestre. Vedi ora come gli occhi si aiutino a vicenda. I miei hanno tracciato la tua figura e i tuoi son finestre al mio seno, per cui il sole gode affacciarsi ad ammirare te. Però all'arte dell'occhio manca la miglior grazia. Ritrae quello che vede, ma non conosce il cuore. Thank you.
Michele Miglionico. Oh, Michele, aspetta, andiamo al nostro pubblico di questo meraviglioso teatro Metropolitan di Catania per riconoscerti l'Award The Look of the Year 2016, un grande riconoscimento al tuo lavoro, alle tue donne forti, poetiche e romantiche, sempre un filo rosso straordinario. Grazie, e grazie a tutti voi e grazie soprattutto a questa... Per me passerella fantastica, io ho nel cuore The Look of the Year, perché l'anno scorso è stato magico con le Madonne Lucane, la collezione delle Madonne Lucane. Sono felice che con Nuccio e con tutta l'organizzazione siamo qui nuovamente a chiudere, diciamo, questo racconto che abbiamo iniziato l'anno scorso. The Look of the Year International 2016 a Michele Miglionico. Le donne che ci sono questa sera qui, quante siete, fatevi vedere, fatevi sentire, sulle mani, hola, finalmente sento il vostro cuore che batte forte, e facciamo però cantare anche ai maschi questa canzone che dice siamo donne oltre le gambe, oh il tuo, e diciamolo, c'è qualcosa di più, sulle mani, portate il ritmo del cuore, sei yeah. Say oh oh, oh oh, yeah, siete fantastici, il miglior pubblico che abbia mai incontrato, yeah, ho fatto tantissimi concerti qua in Sicilia, mi fa sempre molto piacere ritrovarvi, e allora voglio il vostro calore, fatemi sentire, sulle mani pubblico, è una versione davvero tribal questa, come on. Muovetevi sulle sedie! Donne, ma sai che noia qui ci dà, donne,
Questo è The Look of the Year, me lo ricordo naturalmente. Noi siamo dietro le quinte, stiamo seguendo insomma anche da qui. Vi ricordo che verso la fine ci saranno l'elezione più bella, allora, il più bello. Voltiamo pagina, chiudiamo con questo designer, la parentesi della moda, quindi siamo arrivati quasi agli sgoccioli, siamo per presentarvi i finalisti, i vincitori di questo straordinario contest meraviglioso che porta il futuro delle modelle, di chi lavora appunto, indossa gli abiti in giro per il mondo. Ma intanto voglio presentarvi colui che... diciamo la verità, ha stupito un po' tutta l'Italia, perché è partito con una grande esperienza nell'alta moda romana e poi si è fatto amare nei paesi arabi, tanto da diventare, come dire, il volto ufficiale dell'Italia e negli Emirati Arabi, vestendo la compagnia aerea. E oggi invece veste la compagnia aerea italiana dell'Alitalia con i suoi abiti. Lui ha disegnato questa divisa speciale, diciamo la verità, anche molto originale dell'Italia, e ha creato insomma sempre delle donne straordinarie di grande fascino. Lui è Ettore Bilotta. Thank you.
Purtroppo stamattina era qua con noi, è dovuto partire, quindi ritiro io il premio, sono molto onorato anche e porto i suoi saluti. Questo premio è molto prestigioso, ci fa molto piacere. Luca Dio International per Ettore Bilotta, grazie, grazie molto. Bene, avrei il piacere adesso di consegnare un award davvero nuovo, innovativo, perché il fenomeno delle fashion blogger è di ultima recente data. E allora chiamiamola sul palcoscenico Gabriella Chiarappa, che è una blogger, una manager, bene, premio fashion blogger alla manager, allora, alla manager, quindi vestita davvero, davvero da principessa, eh? Sei una Cenerentola con queste scarpe meravigliose. Cenerentola perché rappresento comunque sia il Made in Italy nel mondo, infatti sono reduce anche da una mostra internazionale di art design, per cui promuovo l'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Per cui ci vuole anche, oltre ai designer, anche una figura manageriale che aiuta questi giovani designer a promuoversi a livello internazionale. Questo è il mio lavoro. Benissimo, grazie mille allora, grazie di cuore. Ultimo riconoscimento, ma adesso amici, ci siamo! Un applauso fortissimo! Va al momento, il grande finale di Look of the Year 2016, finale mondiale. Ci siamo, le chiamiamo i protagonisti! Ovviamente indossano questa bellissima divisa che è realizzata da Mario Orfei, un applauso per lui, gli accessori di Rosaria Alberti e siamo arrivati al momento
Dobbiamo chiamarla sul palco, eccola qua, sì sì, allora Rosaria Alberti, eccola qua sul palcoscenico, gli accessori bellissimi che definiscono il nostro stile, giusto? Sì, soprattutto lo stile siciliano, perché riprendo le tecniche delle arti antiche femminili, quindi l'uncinetto, il chicchierino, quelli che venivano utilizzati per la biancheria della sposa, e mi piace l'idea di unirli agli elementi naturali della nostra terra, quali le bucce di arancia, la fibra di fico d'India, carciofi, eccetera, in un contesto interculturale, e li ho legati al Capim Dorado del Brasile, al corallo vegetale dell'India, alla Cartantai Moro del Madagascar, proprio perché l'idea è quella di promuovere la nostra terra, ma appunto in un contesto interculturale. Ma che brava che sei, bellissime, bellissime cose. Puoi sapere che la natura continua il suo corso anche dopo che è sfiorita, dopo che ha avuto la sua funzione, quindi è molto bello vedere il recupero di questi materiali. Siamo arrivati, allora diciamo, sveliamo subito il vincitore della finale mondiale di The Look of the Year 2016, qui a Catania, premia Antonella Ferrari, giornalista che chiamo sul palcoscenico, vince il The Look of the Year 2016, il numero 6. Di sorpresa o anche di sorriso nei tuoi occhi e nelle tue labbra, eh? What do you think about it? Do you like it, this surprise? Yes, very surprised. What are your emotion that you feel right now? Very... Ok, perfetto. Il applauso... Bello, bello impossibile però, eh? Bello. Allora, a te è l'onore di premiarlo, ladies and gentlemen, The Look of the Year International 2016 al, come dici il tuo nome? Can you spell your name? Robert Kapica. From? Poland. Wow. Partiamo allora quindi con i tre titoli speciali per le ragazze, partendo appunto da The Look of the Year Personality. Chiamo Paolo Civello dell'agenzia Altra Meta a venire sul palcoscenico per la premiazione. E The Look of the Year Personality 2016 va alla numero 15. From Brazil. Brazil. What's your name? Pamela. Pamela, stop. Pamela Amaral. Okay. What's your emotion right now? Yes. Okay. Fantastico. Un altro applauso a questa straordinaria bellezza. How old are you? 16. 16 anni, 16 anni di personalità. Grazie comunque. Allora, se ti vuoi accomodare, grazie, grazie. Noi andiamo con il The Look of the Year Beauty. Chiamo quindi Claudio Guardo, makeup artist, bellissimo, bravissimo e talentuoso anche lui, perché sono anche coloro che aiutano a sostenere la nostra bellezza. Un applauso anche per tutti i makeup artist di questa speciale edizione The Look of the Year International 2016. La vincitrice è la numero 26. Molto bella. Hi, how are you? What's your name? Maria. Where are you from? Serbia. Serbia. And how old are you? 16 anni anche per lei. E allora a te la premiazione, musica, e allora un grande applauso a questa bellezza. Guardate che occhi che ha questa ragazza, guardate che occhi. Io l'avevo già incontrata in una sfilata di moda in Serbia, davvero già sta calcando tutte le passerelle internazionali. Io credo che abbia veramente un grande futuro.
Allora, the look of the year, style, chiamiamo sul palco i parrucchieri Vella New Hair, Sebi Calogero per We Hair e Rosario Danna per Modarea. Bravi anche voi, grazie, grazie. L'applauso deve essere più forte perché avete davvero addobbato e creato delle cotture davvero molto originali. Bravi, complimenti, perché senza di voi un backstage così sereno davvero è difficile. Sì, ma è stato tutto facile vedendo queste bellezze. Si dice che la bellezza salverà il mondo. Stasera mi sa che abbiamo dato un grande contributo. Bene, bene, bene. Allora, siamo arrivati quindi a The Look of the Year Style. Ladies and gentlemen, is the number one, la numero uno. Yeah. Where are you from? China. China, exactly where? Xiamen. Charman, non lo sappiamo dov'è Charman, diciamo la verità, non abbiamo proprio idea, però abbiamo l'idea della bellezza davvero giovane, fresca e nuova di questa donna che si chiama? Can you speak your name please again? Wang Qiuyu. Eccolo, dite voi? Wang Qiuyu! That's correct? That's correct? Ok, un applauso, big applause for... the winner for the look of the year style. Thank you so much. Grazie anche a voi. Amici, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Siamo arrivati al momento di decretare e voglio sul palcoscenico ovviamente con me Nuccio Cicirò. Nuccio, dove sei? Bravissimo, è vero. Tutte le sfilate, quasi tutte erano veramente appunto supportate dalla sua presenza con questa calzatura davvero comoda e molto elegante. Allora, Nuccio, raccontaci un po' come ti sei trovato. Non c'ha voce. Senza voce. Basta voce. Poi il Nuccio non parla, lui fa i fatti. È una bella esperienza, un'esperienza di successo, ma soprattutto per creare il successo di altre giovani promesse. Speriamo che abbiano un grande successo con le modelle. Non c'è più voce. ha stralavorato, diciamo la verità. Vedere con tanto coraggio e con tanto orgoglio portare avanti questa manifestazione, una manifestazione che insomma ha fatto il giro del mondo, è arrivata qua e ha scelto l'Italia per poter decretare la finalista mondiale. 5 continenti, tutti sono qua, il mondo è qui, le più belle sono qui e da oggi sicuramente qualcuna davvero prenderà un'altra strada. The Look of the Year 2016 e Senegal, Rosalie. Yeah! La numero 38. Yeah, unbelievable. Sei tu la numero uno. You are the number one. My name is Rosalie Dou. I'm a Senegalese and I'm 22. Brava, brava, brava. Questo è il pubblico. Rimani con noi, rimani con noi. Prendi l'applauso, a big applause. Aspetta, allora. The name exactly? Rosalie Dou Bou. From? Senegal. È così la nuova bellezza, la nuova eleganza, il nuovo volto di The Look of the Year International 2016. Ladies and gentlemen, enjoy and good luck for your life. Grazie di averci seguito fino a qui e grazie soprattutto di supportare sempre la nuova creatività, i nuovi sguardi, i nuovi sogni di tanta nuova generazione. Allora, Nuccio, chiudiamo e diamo il buona fortuna a buona vita a The Look of the Year. Allora è finita, avete visto? Loro sono i vincitori, noi abbiamo seguito minuto per minuto questo The Look of the Year International.
grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo, speriamo l'anno prossimo, non sapremo dove si farà, speriamo ancora in Italia, però ancora grazie per tutti quelli che hanno seguito la grande moda di The Look of the Year.